Torniamo indietro cortesemente, grazie. Non vengo a vendere propositi e promesse, ma vengo a ricordare quello che abbiamo scritto, non solo nel programma elettorale, ma nel contratto di governo successivo al programma elettorale. Parlo di riduzione delle tasse, quindi parlo ovviamente dell'impegno a non aumentare IVA e accise, ma non solo, a impostare già dal 2018 la rivoluzione fiscale impostata su una tariffa unica, sulla flat tax, partendo dai redditi degli imprenditori per poi arrivare a quelli delle famiglie. Faremo la flat tax per tutti tranne che per i giornalisti. E quello è cosa buona e giusta. Spieghi bene una cosa, quindi la prima fase della flat tax riguarda le imprese che peraltro ce l'hanno già un'imposta unica che è stata diminuita al 27%. Un ulteriore abbassamento. Ok. Con altri interventi, ad esempio mi hanno suggerito mesi fa e noi l'abbiamo messo e adesso si tratta di trasformarlo in pratica, come la cedolare secca ha funzionato per normare, portare ordine nell'affitto privato, perché non portarlo anche nel settore commerciale, dando opportunità all'emersione. È importante, lei sta parlando di cedolare secca per negozi, uffici, eccetera. È qualcosa che nel settore immobiliare mi hanno chiesto in tanti e penso che abbia assolutamente un senso. Come... Che dice Patrizia? Che dice Presidente? È una richiesta nostra anche da molto tempo, questa della cedolare secca per le attività, anche perché intervenendo sulla riduzione degli affitti dei locali, riusciamo anche a riempire di più i quartieri, le strade con attività. Bene, quindi questo è un altro degli impegni, quindi cedolare secca che comunque ci lavorerete. Abbiamo un detto altro tema su cui stiamo lavorando è la follia del pagamento dell'IMU sui negozi sfitti, perché io non penso che uno tenga, certo, un negozio sfitto per il gusto di tenerlo, certo, sfitto. Evidentemente se tiene il negozio sfitto è perché non ha la possibilità economica di tenerlo aperto. Senta, voglio fare ragioniere dello Stato, costano queste cose. Chiarisco che non lo faremo in un quarto d'ora, perché io sono lì, ripeto, al Ministero da 12 giorni e vedo alcuni giornalisti che già mi fanno le pulci perché Salvini in 12 giorni non ha ancora risolto il problema della fame nel mondo. Datemi qualche mese di tempo e poi vedremo di farlo. Questo è quello che abbiamo intenzione di fare, finanziandolo come? Tu mi chiedevi, innanzitutto andando a ridiscutere queste famose regole europee di cui tutti parlano da anni, che non sono mai cambiate di una virgola e che se non cambiano portano alla morte dell'Italia e dell'Europa. E io penso che ci riusciremo e saremo abbastanza convincenti perché siamo il secondo contribuente netto dell'Unione Europea e quindi un po' di ascolto ce lo devono dare. Poi facendo un po' di giustizia, anche sul fronte fiscale ci sono alcuni milioni di italiani, magari qualcuno qua in sala o qualcuno a Milano, a Napoli, a Catania, che sono ostaggio da mesi o da anni di Equitalia, non perché non hanno mai dichiarato le tasse per farsi la terza villa in Sardegna, ma perché pur dichiarando non sono riusciti a versare tutto quello che avrebbero dovuto e voluto. E da quella cartella con more, sanzioni e controsanzioni è cominciato un incubo che li ha resi dei fantasmi impossibilitati a lavorare e a pagare le tasse. Ma le rottamazioni ci sono state? Il nostro obiettivo è chiudere queste cartelle esattoriali. Okay. È una pace fiscale fra italiani ed Equitalia, in modo tale che questa gente torni a lavorare. E lo dico in un settore dove teoricamente qualcuno dice «Ah, la patria dell'evasione però è il commercio, è il turismo, è la libera impresa, è l'artigianato». Perché c'è questa subcultura che io condanno per cui in Italia se lavori in proprio, se lavori del tuo e magari hai pure successo, vuol dire che hai fregato il prossimo e quindi ti devo ipercontrollare e ipertassare. Penso che la prima riforma da fare sia lasciar lavorare in pace chi lavora nel suo. Anche la fatturazione elettronica obbligatoria, il fatto che dal 1 luglio le partite IVA possono scaricare il carburante solo se pagano con moneta elettronica, insomma sono percorsi che vanno culturalmente accompagnati. Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa in denaro contante, perché ognuno è libero di usare i suoi soldi del suo conto corrente come vuole, dove vuole, pagando quello che vuole.